Ciao Roberto, cosa stai preparando? Allora, stiamo andando a cuocere la nostra agnella tonnata, che il nostro Saul sta andando a cuocere con del burro di cacao in olio. A questa preparazione verranno aggiunti degli aromi dell'aglio e cotta alla francese con del burro. Successivamente andremo a glassarla in un fondo di vitello e la impiatteremo nel nostro piatto, dove abbiamo adagiato una salsa di aglio nero che verrà dressata con una di peperone arrosto. A chiudere avremo una cannella di gelato al tonno e del katsuobushi. È una salsa d'aglio nero che abbiamo cotto in del brodo di pollo, che ha un gusto molto plain, quindi non va a sovrastare il sapore naturale dell'aglio fermentato, ed è la base del nostro piatto. Dove andiamo ad alternare una salsa di peperoni alla brace, la salsa che il nostro Bruno sta emulsionando. Questa è la salsa di peperone arrosto e la andiamo ad alternare su quella che abbiamo già disteso di aglio nero. Quindi abbiamo il sapore del fermentato dell'aglio nero e l'affumicato del peperone, reso leggermente acidulo dall'aceto rosso, quindi quasi agrodolce. E gli inserti che si formano tra una salsa e l'altra, andiamo ad inserire dell'olio alla menta che andrà a sciacquare tutta la preparazione. È un quadro. Sì, anche coreograficamente risalta all'occhio. Grasso l'animella in un fondo di vitello e poi andiamo ad adagiare nel piatto insieme al gelato al tonno. Adagiamo l'animella nel piatto. Questo è il gelato al tonno, giusto? È un gelato che viene fatto con del tonno sott'olio. Sopra ci andiamo ad adagiare dei veli di katsuobushi, che sono scenografici. Poi con l'ausilio di una campana andiamo a affumicare il piatto. Voilà. Questo piatto è stato preparato da Roberto Stella, ristorante La Pista.